Ben ritrovati a tutti i telespettatori e a tutte le telespettatrici dei vostri soldi, anche in questa nuova versione dedicata alla nuova patente dell'investitore ci occupiamo di fisco e tasse. È tutto pronto per il 15 di aprile quando partirà il nuovo 730 precompilato. Sarà davvero precompilato quest'anno, ci sono già anche le spese sanitarie, ma cercheremo di capire con i nostri esperti esattamente quali sono tutti i passi da compiere per evitare di compiere errori. Allora presento subito i nostri esperti, accanto a me c'è il dottor Fabio Sgaria, esperto del CAF ACLI di Milano, ben ritrovato dottor Sgaria. Grazie, buonasera. E accanto al dottor Sgaria presento una vecchia conoscenza dei vostri soldi, è con me infatti il dottor Massimiliano Sironi, Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, presidente della Commissione di Diritto Tributario Nazionale. Ben ritrovato dottor Sironi. Buonasera, buonasera a tutti. Cominciamo immediatamente col dottor Sgaria con la chiedergli di illustrarci quali sono le scadenze che dobbiamo segnare in rosso nel calendario per quanto riguarda il 730 precompilato. Sono numeri da capogiro, stiamo parlando di oltre 20 milioni di 730 precompilati. Allora, quali sono le scadenze importanti? 15 di aprile, ma non solo. Non solo, l'Agenzia delle Entrate sta scaldando i motori, dal 15 di aprile rilascerà 20 milioni di 730 precompilati a cui si andranno ad aggiungere oltre 10 milioni di modelli unico precompilati. In questa prima fase i contribuenti potranno solo visionare i dati, non potranno modificarli, non potranno accettarli né trasmetterli, ma dovranno aspettare il 2 di maggio. Da allora e fino al 7 di luglio la data ufficiale per il termine di tutte le trasmissioni dei modelli 730 precompilati. Ma attenzione, è stato fatto trapelare da pochi giorni l'intenzione da parte delle autorità governative di spostare questo termine. Potrebbe essere quindi che anziché il 7 di luglio la scadenza risulti essere qualche giorno più in là, il 23, il 25 di luglio. Non è l'ultima scadenza questa, sarà possibile intervenire e integrare positivamente il modello 730 fino al 25 di ottobre, dopodiché i CAF, se avranno fatto qualche errore, magari ha posto infedelmente il visto di conformità, sarà possibile ulteriormente intervenire fino al 10 di novembre. Queste sono alcune delle date da segnarsi in calendario, lasciamo ovviamente la grafica a beneficio dei nostri telespettatori. Quanto è precompilato il 730 quest'anno nella versione che riguarda i redditi del 2015, dottor Sironi? Ma sicuramente il 730 di quest'anno è più precompilato di quello dell'anno scorso, se si può usare questa battuta, nel senso che quest'anno finalmente trovano ingresso tutte le spese mediche o il 90% delle spese mediche. Trovano ingresso le spese universitarie, dico le principali spese per detrazione, trovano ingresso anche le spese cosiddette funebri, oltre alle prime rate delle spese per ristrutturazione edilizia e per il risparmio energetico. Quindi sicuramente rispetto allo scorso anno abbiamo una quantità di dati in più. Questo però non vuole assolutamente dire che il dato in più debba essere accettato così pedissequamente dal contribuente, perché il contribuente è sempre chiamato a controllare nell'apposita sezione del prospetto di dettaglio la correttezza e la congruità del dato che viene, diciamo, proposto dall'Agenzia delle Entrate appunto nel prospetto di dettaglio del modello 730. Ci stai dicendo, dottor Sironi, che è più precompilato dell'anno precedente, ma non è detto che non ci siano errori. Com'era andata poi alla fine l'anno scorso? Pareva all'inizio che ci fossero tantissimi errori, poi sostanzialmente anche voi addetti ai lavori avevate promosso, se non con la lode, comunque l'operazione del governo. Sì, il sistema del 730 precompilato l'anno scorso ha funzionato, nel senso che ci si aspettavano molti più problemi rispetto a quelli che poi in pratica si sono verificati. È evidente che con l'incremento dei dati che verranno proposti potrebbero esserci alcuni problemi in più. Vedremo soprattutto come funziona l'interscambio dei dati tra il cosiddetto sistema tessera sanitaria che ci ha visto impegnati nei primi mesi dell'anno e i risultati che vedremo adesso quando apriremo le finestre di dettaglio dei 730 precompilati. Se il sistema funziona come è funzionato l'anno scorso, non dovremmo avere grosse difficoltà. Speriamo davvero, vero dottor Sgaria, di non fare un passo indietro rispetto all'anno precedente. Adesso che il sistema comunque è decisamente più automatizzato rispetto a due anni fa, si sono abbattuti i costi di presentazione del 730 precompilato tramite ovviamente voi come CAF, e poi questa domanda la giro immediatamente anche al rappresentante dell'Ordine dei Dottori Commercialisti, anche perché sappiamo il fai da te ovviamente non costa.
costa, però per chi fosse un po' meno avvezzo a quelle che sono le tecniche dei computer o anche semplicemente alle questioni economiche o finanziarie, si rivolge a voi come CAF o ai dottori commercialisti. Si sono abbattuti i costi, che era anche uno degli obiettivi che bisognava perseguire con questa nuova versione del precompilato. Dal nostro punto di vista le tariffe sono rimaste inalterate e oscillano a seconda della capacità reddituale del contribuente, così anche della complessità della dichiarazione, tra i 25 e i 60 euro. Una tariffa che è rimasta sostanzialmente inalterata, ma perché abbiamo dovuto farci carico di una serie di oneri maggiori in seguito alla precompilata, la conservazione digitale della documentazione e anche la maggiore responsabilità nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e dei contribuenti. Quindi anche. Sostanzialmente quindi maggiori, diciamo, oneri fanno sì che si fa pagare la stessa cosa che si faceva pagare quando bisognava presentare a mano tutti i dati. Quindi non ci sono, ci sta dicendo Sgarria, per quanto riguarda i CAF, soprattutto nell'esperienza del CAF ACLI, qui rappresentato proprio dal nostro esperto, costi maggiori, però neanche un abbattimento, diciamo, delle tariffe. La stessa cosa vale anche per i dottori commercialisti, dottor Sironi? Sì, la tendenza è la medesima, anche perché in realtà il 730 precompilato offre sicuramente una maggiore trasparenza al contribuente. D'altro canto, il contribuente o l'intermediario, sia esso CAF o professionista, è chiamato a verificare puntualmente i dati, soprattutto per quanto riguarda le detrazioni. Ricordiamo che in Italia il sistema delle detrazioni è estremamente complesso e ricordiamo anche che è da qualche anno che si parla di una semplificazione delle detrazioni fiscali, perché abbiamo centinaia di detrazioni con limiti soglia, documentazione a corredo. Quindi la vera difficoltà, se vogliamo, sta nel verificare l'esatta quantificazione delle detrazioni più che l'esposizione della detrazione in sé, e in questa cosa diciamo che il contributo che danno i commercialisti o che danno i CAF è ancora determinante. A proposito di detrazioni, è proprio questione di poche ore la presentazione del DEF, del documento di programmazione finanziaria, da parte del governo guidato da Matteo Renzi, e pare che si voglia mettere mano proprio alle tax expenditures, che i nostri esperti di fisco e di tasse qui ai vostri soldi ci hanno insegnato a tradurre come detrazioni fiscali. Sironi e poi Sgarria, si riuscirà? Beh, ci aveva provato l'ex commissario alla spending review, è stato tagliato lui piuttosto che le detrazioni fiscali. Prima Sironi e poi Sgarria. Ma è auspicabile dal mio punto di vista un taglio che comporti anche una razionalizzazione delle cosiddette tax expenditures, che vanno a pioggia su tutti i contribuenti. Quando parliamo di detrazioni ci ricordiamo principalmente delle persone fisiche, ma anche altri settori, altri comparti dell'economia sono interessati dalle cosiddette tax expenditure. E ormai il sistema è talmente stratificato nel tempo, è talmente articolato, che si rischia di sbagliare per un formalismo che poi compromette l'effettiva spettanza della detrazione. Quindi un taglio, una razionalizzazione sono solo i benvenuti da questo punto di vista. Sgarria? Esatto, è auspicabile proprio perché si deve andare sempre verso una maggiore trasparenza. Troppe regole, troppi lacci, troppe formalità possono condurre in un ulteriore errore e quindi a un irrigidimento dello strumento della precompilata. Si può dire, Sgarria, che con il 730 precompilato, la versione del 2016, lo ricordiamo ancora, si riferisce ovviamente a tutti i redditi che sono stati maturati l'anno scorso, nel 2015, l'Agenzia delle Entrate sia un po' più friendly, ovvero un po' più amichevole, che era stato l'obiettivo proprio dell'Agenzia delle Entrate con la gestione della Orlandi, Sgarria? Sì, il rapporto dell'Agenzia delle Entrate con i contribuenti sta diventando sempre più trasparente. Questo permette all'Agenzia delle Entrate di avere una serie di informazioni e di aiutare il contribuente a correggere determinate imprecisioni o delle inadempienze. Lo scorso anno, a ottobre, sono stati invitati quasi 100.000 contribuenti a presentare la dichiarazione dei redditi che non era stata presentata, pur avendo più certificazioni uniche dei redditi. Se ne erano dimenticati? Esatto. Semplicemente, però poi se ne sono ricordati, meno stragrande maggioranza. È arrivata una letterina dell'Agenzia delle Entrate che l'aveva ricordato. Loro hanno presentato in ritardo, con un piccolo aggravio di una sanzione molto ridotta rispetto a quella ordinaria. E questa è la strada, Sironi, piuttosto che i blitz stile Cortina? Sì, questa è la strada, soprattutto in un sistema come il nostro che è di fiscalità di massa. È difficilissimo pensare di andare a combattere l'evasione solo a posteriori. Quello che sta facendo l'Agenzia delle Entrate
da un po' di tempo a questa parte è cercare di aumentare la cosiddetta fedeltà fiscale, la compliance. Anche la operazione voluntary disclosure aveva il fine di regolarizzare il passato, ma anche di mettere nuove basi per il futuro. Quindi da questo punto di vista l'opera dell'agenzia è anche quella di aumentare la fedeltà, la compliance, come si dice in inglese, fiscale. Sironi, per concludere la nostra guida al 7.30 precompilato, poi nella seconda parte testeremo, come facciamo sempre qui nell'ambito dei vostri soldi, nella versione della nuova patente dell'investitore, quanto ne sanno i nostri telespettatori e le nostre telespettatrici. Daremo ovviamente al più veloce di loro un piccolo premio. Visto che parliamo di patente, abbiamo deciso questa volta di mettere a disposizione di chi sarà il più veloce a darci tutte le risposte corrette il nuovo codice della strada. Vedete l'inserto Italia Oggi, che riguarda il reato di omicidio stradale, ma anche il divieto di fumare in auto, il ritorno della lettera di vettura. Insomma, pronti con lo smartphone, il numero è il 338-49-76028. Vi ricordo dunque tutti i dettagli, li trovate nella seconda parte per avere il nuovo codice della strada. Per concludere però, dicevamo Sironi, la responsabilità di chi è nel momento in cui io presento o accetto un 730 precompilato con qualche errore? Mio, del professionista, del CAF oppure dell'Agenzia delle Entrate che mi ha proposto questo 730 precompilato con errore? Dunque, la responsabilità nel caso in cui io mi affidi a un professionista o comunque un intermediario, sia esso professionista o il CAF, la responsabilità generalmente ricade sul professionista o sul CAF, questo in termini di pagamento di imposte, di sanzioni e di interesse per il cosiddetto visto infedele. Cioè 730 precompilato presuppone che l'intermediario apponga un visto sulla dichiarazione, e questo poi, nel caso in cui ci siano delle irregolarità, viene contestato il visto infedele, a meno che il contribuente non abbia colpe gravi o sia doloso. In quel caso evidentemente il professionista si sfila da responsabilità e in quel momento l'Agenzia delle Entrate va direttamente sul contribuente. È tutto per questa prima parte dei vostri soldi, dedicata nella puntata di oggi al 7.30 precompilato. Ci separiamo per qualche istante di pubblicità, torniamo subito dopo per distribuire al più veloce di voi il nuovo codice della strada, l'inserto di Italia Oggi. La risposta corretta era la A, ma questa non riguarda il quiz che in realtà stiamo per proporre ai nostri telespettatori. Vedete già in sovraimpressione il numero a cui inviare il vostro sms con tutte le risposte corrette: 366-6282-858. Lo ripeto, 366-6282-858. Chi sarà più veloce tra voi avrà la possibilità di ricevere a casa il nuovo codice della strada, che è un inserto che Italia Oggi sta proponendo proprio in queste settimane, insomma un vero e proprio gemellaggio tra la nuova patente dell'investitore e il nuovo codice della strada. Iniziamo subito la prima delle domande che vi proponiamo: qual è la tassazione sul capital gain dell'investimento azionario? A, il 12,5%, B, il 20%, C, il 26%. Questa è la prima domanda. La seconda domanda, visto che stiamo parlando di tasse e fisco nella puntata di oggi, in questa guida al 7.30 precompilato, riguarda sempre la tassazione, però questa volta sui rendimenti dei fondi pensione. Qual è appunto la tassazione sui rendimenti dei fondi pensione? Le risposte sono identiche: A 12,5, B 20%, C 26%.
La terza domanda invece abbiamo deciso di farla condividere non soltanto ai telespettatori e telespettatrici che seguono i vostri soldi, ma anche alle persone che ha incontrato la nostra Lucrezia Savino proprio in questi giorni e che ha voluto testare quanto ne sanno i milanesi dei quiz che stiamo proponendo ormai da diverse settimane qui a Class CNBC nell'ambito della nostra iniziativa. Vi anticipo subito che parliamo di garanzia sui depositi, ma cedo subito la linea a Lucrezia Savino. Buongiorno, voi quanto ne sapete di risparmio e investimenti? Molto poco. Voi siete dei correntisti? Sì, vabbè, correntisti come pensionati, però niente di particolare. Sapete fino a quale importo sono garantiti i conti correnti? Fino a 100.000 euro, 50.000 euro oppure non sono mai garantiti? 100.000. 100.000. 100.000 euro. Non lo so. Per quello che so io sono garantiti fino a 100.000 euro. Aiuto, una domanda a cui non so rispondere, non sanno rispondere. Voi quanto ne sapete di risparmio e investimento? Vi faccio una domanda, voi sapete fino a che importo sono garantiti i conti correnti? Fino a 100.000 euro? 100.000 euro, non ho detto che su tutto, 100.000 euro. Insomma, questa domanda era davvero facile, fino a 100.000 euro, quindi diciamo che la scomputiamo dal quiz che vi farà vincere il nuovo codice della strada. Invece andiamo alle domande un pochettino, ma solo un po' più complicate. Chiedo al dottor Sironi di aiutarci a rispondere alla prima domanda, qual è la tassazione su capital gain dell'investimento azionario? Qual è? E la risposta giusta tra le tre proposte era quella che prevede l'aliquota del 26%. Chiaramente stiamo parlando di rendimenti azionari relativi a partecipazioni in società quotate. Anche qui mi permetto di fare un inciso: attenzione al tipo di regime di tassazione, perché ci sono tre regimi, quello del risparmio gestito, del risparmio amministrato e della dichiarazione. Qual è la differenza? La differenza è che nei primi due regimi è l'intermediario che con modalità diverse trattiene l'imposta sostitutiva. Nel terzo regime, il cosiddetto regime della dichiarazione, lo dice la locuzione stessa, è il contribuente che si deve ricordare di mettere il rendimento azionario in dichiarazione e applicargli l'imposta sostitutiva. Ecco, questo è importante perché in realtà, proprio in quanto c'è una tassazione sul capital gain dell'investimento azionario, quindi la risposta corretta era la C, questo lo ribadiamo, il 26%, Torsironi, lei conferma, la risposta è la C, io non devo dichiarare niente nel 730 precompilato di cui abbiamo parlato. Non devo dichiarare niente se utilizzo un intermediario residente per fare questo tipo di investimento. Se non è il residente, se è a Panama, cosa devo fare? Se a Panama devo cominciare a vedere innanzitutto se ho compilato negli anni precedenti il quadro sul monitoraggio valutario, perché un po' il tema era questo, e poi se dovesse essere a Panama ed è tutto regolare, devo ricordarmi di presentare a parte un frontespizio del modello unico con il quadro RM e il quadro RW. Questo per quanto riguarda l'estero. In realtà, comunque, la stragrande maggioranza dei risparmiatori che investe in azioni in realtà paga questa sorta di cedolare secca, è corretta? Esattamente. Molto bene. Importante però, visto che proponevamo tre soluzioni, anzi andiamo subito a capire, anche perché una delle tre era utile anche per i fondi pensione, col dottor Sgaria, qual è la tassazione sui rendimenti e i fondi pensione. Le aliquote erano sempre le stesse, perché è importante capire che queste sono le aliquote fondamentali, il 12,5, il 20 e il 26%. La risposta corretta è la B, vero Sgaria? È la B, esatto. È stata recentemente cambiata dalla legge di stabilità dell'anno scorso, del 2015, ed è stata portata al 20% dal 12,50. Anche se la tassazione può essere abbassata se nel paniere che compone il fondo pensione sono presenti titoli di Stato italiano oppure obbligazioni emesse in paesi white list, cioè con cui l'Agenzia delle Entrate ha uno scambio di informazioni adeguato. Tra cui non c'è Panama, immagino, nei paesi della white list. Esatto. Per tutte le altre invece c'è il 20%, sì. E si è molto discusso, appunto, prima era all'11%, poi è stato passato all'11,5% e infine al 20% per quanto riguarda i fondi pensione, ma si sa che l'obiettivo, visto le magrissime pensioni che riceveremo tra 20-30 anni, ma anche in realtà prima, proprio di agevolare la creazione di un nuovo pilastro che è appunto il fondo pensione. Il 12,5% invece è la terza aliquota che compariva nelle nostre risposte, dottor Sironi, è quello dei titoli di Stato, vero? Come funziona? Funziona anche qui che c'è questa imposta sostitutiva, il 12,5% è rimasto dopo la riforma delle rendite finanziarie, per cui diciamo che a livello generale, quando si parla di rendite finanziarie,
si parla di un'aliquota di imposta sostitutiva del 26%. Ci sono delle eccezioni, ma per la stragrande maggioranza dei casi si parla del 26%. Che sono per chi magari ha delle partecipazioni rilevanti, corretto? Esattamente. Questa è una delle eccezioni. Per i titoli di Stato invece è rimasta questa aliquota, questa imposta sostitutiva, che è stabilita in misura minore del 12,5%. Ricordiamo addirittura che in passato i titoli di Stato erano esenti da tassazione. Quindi... Questo fino a quando, dottor Sirone? Perché è importante. Noi ne abbiamo parlato tantissimo anche nell'ambito dei nostri collegamenti per il Salone del Risparmio, che molti italiani, perché il tema poi è quello dell'educazione finanziaria, che stiamo cercando anche qui nell'ambito della nuova edizione dei vostri soldi, di veicolare qualche concetto come appunto questo della tassazione, si è detto... Gli italiani conoscono poco di finanza perché per anni, per decenni hanno investito in titoli di Stato che davano un buon rendimento, certo in presenza anche di inflazione, che sostanzialmente erano sicuri, e quindi molti nostri connazionali non si erano presi la briga di informarsi. In effetti questo è un altro elemento che ci sta fornendo il dottor Sirone, il fatto che una volta i titoli di Stato, i rendimenti dei titoli di Stato erano addirittura esenti, quindi sì, avevano diciamo ancora maggior diciamo rendimento e appeal dal punto di vista finanziario. Se non ricordo male è il 2012 l'anno in cui c'è stata l'ultima riforma delle rendite finanziarie, perché ce n'è stata una prima nel 2009 che ha uniformato le tre aliquote che c'erano, quindi l'esenzione il 20 e il 27, e poi ce n'è stata un'altra che ha appunto applicato questa aliquota del 26%, e tutti i titoli di Stato di paesi white list, non solo l'Italia, quindi anche i titoli di Stato di paesi white list, per esempio i titoli di Stato americani, sono soggetti, i rendimenti evidentemente, sono soggetti al 12,5% oggi. In effetti, quindi, se io compro anche i bund tedeschi, in questo momento quello che mi rendono, praticamente niente, perché lo sappiamo, sui bund tedeschi c'è comunque una aliquota del 12,5%, sì, e questo crea anche una sorta di concorrenza tra tipi di obbligazioni, quelli magari legati anche ad enti sovranazionali che hanno sempre un'aliquota al 12,5%, mentre per esempio i bond corporate, di cui abbiamo parlato proprio la puntata precedente, che trovate anche sul sito di milanofinanza.it, hanno un rendimento al 26%, come peraltro il capital gain azionario. Questo è importante da spiegare, che non riguarda soltanto le azioni ma appunto anche i rendimenti delle obbligazioni. Per concludere, Sgaria, quindi insomma, se volessimo agevolare anche chi volesse puntare sui fondi pensione, qualcuno dice, l'ha fatto lo stesso vice ministro Zanetti, bisognerebbe magari ripensare l'aliquota fiscale sui fondi pensione, perché oggettivamente il 20% ormai si sta avvicinando al 26%, che è l'aliquota, definiamola, ordinaria, così? Esatto, altrimenti non ci sarebbe più il vantaggio di sostenere questa forma, questo terzo pilastro per costituire una pensione complementare. Allora, riepiloghiamo bene a beneficio dei nostri risparmiatori. Vi ricordo ancora che il numero a cui potevate inviare l'SMS, ormai oggettivamente un po' tardi, è il 366-6282-858. La risposta corretta per quanto riguarda la tassazione sui capital gain dell'investimento azionario era la C, il 26%. La tassazione sui rendimenti dei fondi pensione era la A, al 20%. E per quanto riguarda invece la domanda su fino a che punto, a che livello dei conti correnti sono invece garantiti dal fondo di tutela interbancaria, era fino a 100.000 euro, ma come ha dimostrato la nostra inviata Lucrezia Savino, o chi lo sapeva sapeva che era 100.000 euro, poi qualcuno ancora aveva qualche dubbio. Speriamo adesso di aver sistemato le cose. Ricordo ancora, vincerete, il più veloce tra voi avrà a casa il nuovo codice della strada che trovate con Italia Oggi in questi giorni. Grazie davvero a entrambi gli esperti, ci hanno fatto compagnia per la puntata di oggi dei vostri soldi nella versione della nuova patente dell'investitore. Ringrazio accanto a me Fabio Sgaria, esperto del CAFACLI di Milano. L'aspetto prestissimo, dottor Sgaria, buon lavoro. Grazie. E ringrazio il dottor Massimiliano Sironi, che ha rappresentato l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, essendo anche presidente della Commissione Diritto Tributario Nazionale. A prestissimo, dottor Sironi. Grazie, a presto, buonasera a tutti. Grazie per la cortese attenzione a tutti i telespettatori, a tutte le telespettatrici di Class CNBC. I vostri soldi nella versione della nuova patente dell'investitore torna prestissimo e parleremo di pensioni. Arriva la busta arancione. A presto.